Buongiorno mie care amate, adorate pussole. Oggi è venerdì e come ogni venerdì sta per arrivare, cioè in realtà è già arrivata perché la state guardando, una nuova puntata del mio amato The Sims. Ho visto che la serie vi sta piacendo tantissimo, grazie, cioè mi state supportando davvero 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 tanto e ne sono super felice. Così, sono appena andata a prendere il commento con più like che ora guarderemo insieme, che è penso di Nicole, perché in realtà qua si chiama Jing Myop, non lo so se è un BTS, se è un BTS ti faccio ti voglio bene in coreano, che dice: Sabri, ora che sei fidanzata con Ali sicuramente potrai dormire con lui nel letto, quindi questa cosa qui è vera. Potresti trasformare quella camera vicino al tuo studio in una stanza per il pupo. Hai ragione, sono incinta, mi tocca fare la stanza per il pupo. Per quanto riguarda Martina, potresti eliminarla o trasferirla. Ah, proprio volete farla fuori, va bene. Moni invece potrebbe fare da sorella maggiore, verissimo. La sala credo sia un po' troppo grande, dividila in più stanze e aggiungi delle attività. Spero vedrai questo commento, beh l'abbiamo visto e l'avete anche votato. Volevo intanto farvi vedere che ho comprato anche la nuova espansione, il regno della magia, perché in queste settimane che sto guardando Harry Potter mi sento un po' una maghetta anch'io. Quindi prima di terminare l'episodio ricordatemi, cioè non riuscite a ricordarmi, ma devo ricordarmi io di andare a provare il regno della magia. Voglio almeno andare a vedere un po' com'è la mappa. Allora carichiamo una bella partita. Andiamo, dobbiamo trasferire Martina. Dove la trasferiamo, poverina? Con chi la mettiamo a vivere? A me faceva così ridere nella serie Martina. Oddio Martina, mi mancherai. Ok, così abbiamo uno spazio in più in famiglia. Metti che mi escono qualche gemello, riusciamo ad averli tutti. Ciao Cocco Salentino, non vedo l'ora che cresci per ammaestrarti. E adesso senza Martina chi fa il bucato? No, allo fai tu. Tra l'altro Ale è bravissimo, lo fa veramente, nella vita vera fa sempre il bucato. Bravissimo, sistema la cucina, fa il bucato. Eccoci qui, il mio amore parte flirtante perché domani è il giorno dedicato al romanticismo. Baby ha una persona speciale con cui trascorrerlo. Ma certo che sì, sono io, guardatemi che dormo sul divano. Allora, oggi sarà un episodio per me molto lungo, voi sicuramente lo vedrete più velocizzato, ma andiamo a vedere quello che mi avete consigliato, ovvero, dove va Baby? Va a giocare con Gogo Salentino, che io chiamo Cocco adesso. No, raga, io devo mettere più lavatrici perché ci sono troppe cose sporche. Facciamo una cosa, prima di andare a togliere la camera, facciamo la prova se tutti possono dormire. Sabri, svegliati e dormi qui. Vediamo se possiamo dormire entrambi, perché ora che siamo fidanzati, in realtà, dovremmo riuscire a dormire insieme. Vai, baby, vediamo se non mi alzo io è fatta. Ok, come mai non posso? Ti assegno il lato destro a baby Ale. Vediamo ora se posso. Non posso ancora, ma in realtà siamo fidanzati, ragazzi. Perché? A meno che non sia per questo, ma non penso, proviamo. No, non ci credo, era per questa cosa del cane? Era perché avevo questo qua del cane troppo vicino e non riuscivo ad andare a letto. A posto, ok. Allora, voi dite di far diventare questa una stanza del pupo. Allora, Moni, fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Dai che sei una brava bambina. Ragazzina ormai. Ah, anch'io vorrei quella lavatrice e quella asciugatrice. Allora, prima di tutto eliminiamo. Cosa ci fa un mobile della cucina qua? Me lo spiegate? La prima cosa che farei è cambiare la parete. Perché? Perché sì, ci vuole una stanza kid. Tipo, ah però non sappiamo se è maschio o femmina. Allora potremmo farla magari. No, questo giallo qua non mi piace. Verde no. Beh, che lo potremmo cambiare in un secondo momento. Sì, dai, mi piace molto. Bisogna mettere il lettino per bebè. Raga, cosa facciamo? Ne mettiamo uno o ne mettiamo due nella speranza? Facciamo così, ho un'idea. Ne mettiamo due. Uno rosa e uno azzurro. Uno rosa e uno azzurro. Vediamo poi che cosa uscirà, non lo sappiamo. Metterei sotto un bel tappetino da bimbo. Ok, mi piace molto. Le luci, che belle queste, bellissime che fanno i colori. Però dovrei metterla su un mobile. Ecco qua, quelle dei pupi che abbiamo sempre messo. Violetto e questa azzurra. Sopra li mettiamo questa che mi sembra un po' quello della nascita. Poi, in realtà serve ben poco per iniziare col pupo, Serve questo. Possiamo mettere un po' di giochini e una cassapanca magari per i vestiti, che dite? Oppure potremmo già mettergli un lettino per quando inizia a diventare un po' più grandicello. Questo, che è il mobile dove gli metteremo i pannolini.
Eccolo qua, mi piace. L'orologio, lo mettiamo qua sopra. Azzurro. Un piccolo lettino io glielo metterei, giusto perché così inizia a abituarsi anche solo alla visione, con la testa rivolta di là. Ok. Potremmo fare un minimo di separé, eh? Posso cambiare di colore, ti prego? Sì, ok. Per ora lasciamo così, così almeno il pupo quando diventerà più grande avrà un minimo di spazietto per farsi i cavoli suoi. Un mobile, questi li appoggiamo tutti qui, così c'è un po' di colore. Vediamo che animali ci sono. Bello, verde. Il nostro alveare di libri. Inizia a piacermi molto. Il cassettone, che potremmo mettere davanti alla finestra. Però forse per un bambino non mi fa impazzire questa finestra qua, eh. No, la metterei più piccolina. Vorrei fare una roba. Vorrei fare che c'è un piccolo spiraglio di finestrina per controllare il bambino. Ecco, esatto, così almeno dall'alto io controllo che il mio bimbo stia bene. O bimba, non lo so, o bimbi, boh. Mettiamo la finestra. Oh, questo mi sa molto di castello Disney, ma che bello. Mi piace molto, doppia finestra. Perfetto, così rimane bello al centro. Però le mettiamo chiare, sul rosellino. Poi vedremo con i colori. Qualche altro giocattolo, qualcosa per arredare un po' la stanzetta. Su questa ci posso mettere le tende? Sì. Ci mettiamo questa qui. Ma che meraviglia! E questa qui. Mi piace tantissimo, vorrei questa camera per mio figlio. Poi, giocattoli. I cubetti. Giustamente per mangiare in cucina. Un po' presto, però io ce lo metto già. Ah, qualcuno di voi mi ha detto: Sabri, ti prego, metti le sedie al tavolo che non riesco più a vederlo senza. Avete ragione, adesso le mettiamo. Qua ti metto un bel mobile dei giochi. Una casetta. Eccolo qua, quello che piace tanto a me. Ci deve stare. Facciamo un cambio. Ecco qua. Un pit più in qui. Così ha un sacco di giochi e una bella casettina. Mi piace molto. Allora, la stanza del pupo. Direi che di base abbiamo messo tutto, giusto? Un gattone, glielo mettiamo. Aspetta, la lampada. Quella che mi piaceva. Vediamo se posso appoggiarla. Bellissima. E qui posso appoggiarci dei giochi. Paperella, corri come il vento bullseye. Il mio unicorno però non posso non metterlo, eh. Le bolle di sapone e gattone. Perfetto, abbiamo reso la camera sempre più carina. Sì, forse è il caso di cambiargli la porta visto che c'è l'uscita d'emergenza. Cambiamo la porta. Questa che vedo attraverso e controllo il mio pupo. Ok, la cameretta è sistemata, andiamo avanti. Martina è sistemata, Moni è a posto. La sala è un po' troppo grande, dividila e fai le attività. In che senso? Cioè allora dovremmo cambiare proprio... Allora, se noi cambiassimo la disposizione della sala, sto cercando di capire cosa sarebbe meglio. Proviamo a metterlo per così. Ecco, sì, forse così potrebbe avere del senso. C'è una cosa che non mi piace, la parete vuota. Tra l'altro anche dal pupo vi ha lasciato la parete vuota, però vabbè, ci sono i disegni. Cosa ci potremmo mettere? I miei quadroni, vi ricordate? Chi guarda la mia serie dei Sims lo sa. Beh, adesso però, wow, questo è nuovo. Wow. Meravigliosi, deve essere qualcosa... Questo ci sta tantissimo. Vediamo se riusciamo a metterne due. Per non metterli uguali, li vorrei più o meno sulle stesse tonalità, quindi... Oddio, anche questo mi piace. Bello. Forse verrei un attimino indietro. Che così qui sotto potremmo mettere, non so, un mobile per metterci la musica, per esempio. Questo potrebbe essere carino. E metterci sopra... Cos'è? Un jukebox. Ma no, ma è bellissimo. Lasciamolo un attimo qua perché lo vorrei tenere il jukebox. Un bello stereo. Sì. La cassa, sembra un po' una videocamera, in realtà è una cassa. No raga, il jukebox mi piace molto. Allora qua mi dà fastidio che non è illuminata la casa, quindi mettiamoci subito una luce, perfetto. Qua avevano detto che facevamo un minimo di separé perché è brutto che entri e vedi tutto. Però forse non ci siamo con gli spazi. Ecco, giusto una roba così. Ci sta. Piccolino, ci mettiamo giusto due cosine. Sta siepe qua, non riesco più a guardarla. Quindi leviamola. Ok. Capiamo con le abilità. Allora, stavo pensando di o mettere un muro qui. Non è che mi faccia impazzire, eh. È che dove... È vero che è molto grande, ma ce le devo mettere sparse allora le cose. Per esempio il jukebox potrei metterlo qui, in mezzo magari.
mi piace, voglio provarlo subito. È perché poi le abilità noi le abbiamo al piano superiore, capito? Tutto quello che ci piace l'abbiamo infilato lì. Il termostato mettiamolo perché ho sempre freddo. Ecco, le freccette sarebbe una roba carina, però sempre da mettere sopra. Bello il mobile, il muro qua, bellissimo. Ecco il criceto, sì raga, il criceto, lo mettiamo qua il criceto, perché qui non ci sta? Io lo volevo mettere qui contro il mobile. Eccolo qui, proprio dentro Monica il criceto, fantastico. Sì sì sì, il criceto mi piace molto, ovviamente sarà una femmina e quindi lo facciamo rosa e grigio. Bello criceto. L'avete votato anche un altro episodio che poi non l'avevo fatto, quindi ci sta. Di base ci siamo, abbiamo fatto tutte le modifiche. Aggiungi delle attività, ho messo il criceto, ho messo il jukebox, mettiamone un'altra se la troviamo. Potremmo mettere anche i pesciolini. Ah no, ce li ho in camera, l'acquario. Mettiamo qui una bacheca di sughero, perché metti che dobbiamo prendere gli appunti per il criceto, la mettiamo. Qua un poster. Qua c'è tutta la roba da fare all'aperto. Raga, non ho messo la bici. Ma no, bellissima. Speriamo che non me la rubino però. Le altalene, poi voglio fare un bel parco fuori, ve lo dico. Beh, dai, direi che di base ci siamo. Mettiamo dei quadretti. Qua dovete aiutarmi ad allestire. Adesso vi faccio vedere tutta la... diciamo il piano di sotto, così poi mi aiutate a capire come sistemare, come riarredare, come mettere le cose. Questa è la camera di Ale, a lui piace, a me fa un po' schifo. Questa è camera mia, con la postazione trucco, la postazione YouTube, tutte queste cose molto belline. Poi questa è la camera del pupo che abbiamo appena fatto. Poi abbiamo la cucina, ecco le sedie raga, le sedie. Come quelle che ho preso da mia nonna Mondo Convenienza. 1, 2, così dovrebbero sedersi, 3, 4, ho messo 4 anche se ne siamo in 3. E di base, a parte il popcorn qui avariato, ci siamo. Volevo metterli in famiglia e andare a provare l'espansione della magia. Quindi, go! Io come sono messa energia? Sono piena ma sto dormendo. Vabbè, sono incinta. Sabri, vai a cucinarti qualcosa. Ecco Ale, potresti fare una bella serenata a Sabri. Cioè, nel senso, tua moglie fidanzata col pancione. Sai che il bambino si rilassa se gli canti, se gli suoni. Allora io come snack mangio popcorn, perché è troppo difficile farmi da mangiare. Sì, ci possiamo sedere, sono molto a disagio. Ma adesso è diventata flirtante. Ok, non mangiare i popcorn avariati. Sabri, no, ma poi come? Ma che schifo. Butta via, ripulisci. Guarda però, io mangio quelle avariate e Alessio quelli buoni. Fantastico. Sabri, non mangiare questi, non mangiare questi. Ripulisce e basta. Preparati qualcosa. Servi la cena. Dei buoni... Ad Ale piacciono i maccheroni al formaggio. Adora i maccheroni al formaggio. Guarda la mia pancia come cresce a dismisura. Potresti fare tu lavori di casa, che io ho un bambino in grembo. Ma vabbè. Ok, ci sto. Moni, che fai? Ah, suoni? Facci sentire un po' come suoni. Esercitati. Sei un po' scrausa, Mi sa che c'è da imparare qua a suonare. Allora, Sabri è flirtante, Ale è flirtante. Ale ha fatto la lavastoviglie come tutti i giorni. Il criceto, raga! Dobbiamo andare dal... Cioè, tu così mi fai la doccia davanti. Ah, ok. Già che ci sei, poi io farei il bucato. Sabri, andiamo un attimo dal criceto. Rinominarlo non lo so, perché dovete sceglierlo voi. Ammira il nuovo avere. Ma non è un criceto, raga, è un riccio! È un riccio! Oh, che carino! Carino. Ah, scusate, sto preparando qualcosa. Vediamo i miei maccheroni come sono. Apparecchia la tavola, non mangiare i popcorn. Io vado a mangiare i maccheroni mentre ammiro il mio riccio. Bellissimo il mio riccio, mi piace davvero tanto tanto. Oh sì, lo amo. Oh, che bella famigliola. Manca solo il pupo che poi sarà seduto qui. E poi tutto perfetto. Moni, di lì devi... giustamente devi prendere da mangiare. Sì, sono le mie conversazioni un po' strane. Allora, mi raccomando, vorrei il nome per il mio riccio, tutte le modifiche. Ma adesso voglio provare ad andare. Come facciamo? Viaggiamo? Potremmo fare un viaggio, perché come vi ho detto volevo andare a vedere quello della magia, quindi mi serve un computer. Vai in vacanza. Io volevo solo andare a fare un 20 gogo. Non ci pensare proprio. Adotta, sì, potremmo anche adottare. Però ora vai in vacanza con tutti. Voglio andare a vedere i riti magici. Mi fai scegliere dove andare in vacanza? No, non ci posso andare. Posso andare in campeggio a Selva Dorada. Uffa. Allora facciamo così, salviamo. Dovrebbe essere qui, Glimmerbrook. Ma che bello, che bel posto. Che posto veramente bello. Qua ci abitano Hermione, Harry, Ron. Andiamo al bar.
Andiamo io e Ale. Io non so assolutamente nulla di questa espansione. E quindi non saprei come si fanno le magie. Intanto, guardate, c'è Ron. Ciao Ron. Ah no, è Matteo Bianchi. Oggi siamo vestiti bene per l'occasione, eh? Come si fanno a fare le magie? Io voglio solamente vedere le magie. Come si fa? Fatemi vedere qualche magia. Oh, intanto, sì, io e Baby ci stiamo prendendo qualcosa. Questo incappucciato mi fa un po' paura, eh? E lei chi è? Presentazione amichevole. Magari lei è una maga di qualcosa. Oh, ma che bei capelli. Aiuto. Sono sicura che lei è una maga. Fai una presentazione amichevole con lei. Lui è un assassino. Ne sono convinto. Attento Ale, ti stava per uccidere. È un assassino. Non puoi andare dietro il bancone. Vai già a provarci con la barista. Che gioia. Vorrei fare delle magie. Ah, magari dal camino. Avete presente in Harry Potter che dal camino si teleportano nei posti? Adesso io, ma non ti hanno assunto qua, eh? Ok. Vado ad accendere il portale, eh? Molto flirtante, come mai molto flirtante? E allora direi, amore, che possiamo fare un bel bacino davanti a questo camino, eh? Tieni la mano. Vediamo quanto sei dolce, eh? Però sei proprio bello vestito così. Tienimi la mano. Oh, sì. E adesso invita a restare per la notte. Ah, un bel bacio appassionato. Vediamo quanto appassionato. Ragazzi, qua siamo super. Tre gemelli escono, eh. Guardate il flirt, che è molto più alto dell'amicizia. Vabbè. Malizioso. Sfida a correre senza vestiti. Vai. Vediamo se hai il coraggio di correre nudo qua nel posto dei maghi. Vediamo. Io ce l'avrei il coraggio, ma se ho il pancione non posso farlo. Quindi sfido te. No, lo fa davvero. No. Che gravi problemi ti affliggono, Alessio. Perché? Io mi chiedo perché. Adesso arriva la polizia e ti fa la multa. Anche perché non ti sei fatta l'autocertificazione. Senza l'autocertificazione non puoi uscire. Non puoi andare a correre così nudo nei boschi. Che fosse problematico già lo sapevamo. Ma poi dove stai andando? Ma dove stai andando? A fare qualche rito? Ah, meno male che torni indietro. Vabbè ragazzi, mi dovete aiutare con questa espansione, perché io non ho la minima idea di come fare le magie. Probabilmente dovrò trovare il posto, non so, il castello di Hogwarts o qualcosa. Quindi me lo scriverete voi. Anzi, come sempre, scrivete il commento e votate i 3-4 commenti che più vi piacciono. Io prenderò quelli con più like e andrò avanti con la mia serie. Ricordate di mettere un like anche voi al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio, aspetto tutte le vostre modifiche e ci vediamo domani con il prossimo video, che sarà molto 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 bello. Vi è arrivato?